Benvenuti su Beat Life. Oggi proveremo a fare una cosa pazzesca. Ovvero, ho pensato, dato che il gioco a volte, quello che c'è scritto nel gioco effettivamente è stupido, perché fanno, cioè sono cose stupide quelle che mettono. Allora ho pensato, potrei creare, quando posti un video su questo gioco, dici hai messo un video tipo la recensione di un aspirapolvere. Ecco, io voglio fare quello, voglio realizzare nella realtà quello che dicono i video stupidi di BitLife. È una prova che secondo me va fatta e secondo me fa ridere. Quindi iniziamo una nuova vita e proviamo a fare le cose che ci dice. Farò la vita di uno che posta solo video, così abbiamo tante idee. Proviamoci. Ma vedi tu che devo pure chiudere l'app, che c'è un botto di bugs. Allora, dopo quello stupido bug, vediamo di creare. Allora, creiamo una new life. È nato questo bambino qua e adesso vediamo le idee. Adesso faccio passare tanti anni e ci rivediamo quando potrà postare video su YouTube, quindi intorno ai 12 anni, così poi avrà tutta la vita per postare questi stupidi video e io avrò tutto il tempo per copiare. Ah, finalmente può prendere i social media e quindi sign up for YouTube. Dov'è che si vede? Quindi sign up for YouTube. Sign upiamo guardando anche un video proprio in tema. Ecco fatto. Iscritto, finalmente ha creato un canale e adesso possiamo iniziare. Posso creare allora assist social media e YouTube posta video. Product review. Perché così posso creare anche qui nella realtà. Vediamo cosa dice. Allora, ho fatto un video dettagliato mostrando un computer. Voi i video che io creerò da questo li vedrete prima di questo che state guardando. Quindi adesso dovrò recensire un computer e andiamo a vedere cosa si può fare. Allora, ovviamente recensirò il mio PC e adesso vediamo come mi inventerò qualcosa per quel video. Vabbè, voi l'avrete già visto, quindi lasciamo stare. Appena finito di montare il video della recensione del computer, molto stupido e strano, l'ho fatto molto velocemente, stupido, con la telecamera che si muove, proprio perché è il primo video alla fine di quel tizio. E adesso lo andiamo a pubblicare su YouTube e lo troverete, cioè voi l'avete già trovato, io non ancora, lo devo appena mettere. Bene, adesso passiamo avanti, pubblichiamone un altro e vediamo che altra ispirazione ci può dare il nostro carissimo. Pubblichiamo stavolta unboxing e vediamo cosa possiamo unboxing, cosa possiamo aprire la scatola. Bello, non so come lo realizzerò, ma lo realizzerò. Vediamo cosa vado a creare. Sto pubblicando il secondo video che BitLife mi ha costretto a fare. Ok, bene, dopo aver aperto quel pacco molto strano venuto dal profondo del web, pubblichiamo un altro video e stavolta pubblichiamo un how to, vediamo cosa ci può dare, un come fare, anche se non penso di essere proprio portato. Allora, bene, ho fatto un video che dice come fare la moonwalk, che penso si riferisca al ballo di Michael Jackson e non proprio camminare sulla luna. Però qua c'è scritto to do the moonwalk, quindi penso sia il ballo. E adesso andiamo a provare le mie doti ballerine come sono. Non sono riuscito a fare il video della moonwalk perché, oltre al fatto che non ne ho avuto tempo, perché effettivamente questo video doveva uscire una settimana prima di questo giorno, ma non ce l'ho fatta. E poi non ho avuto il coraggio di ballare la moonwalk il video. E con questa terribile notizia possiamo terminare questo video fantastico che mi porterà alle stelle, forse, non lo so. È stata un'idea carina, ma per adesso può bastare. Se dovrà tornare, io farò altre cose di questo genere, ma no, cioè, soltanto se sarò costretto da... No, non lo riporterò. Passo e chiudo.